E siamo arrivati alla 111esima edizione di Fiera Agricola, Verona Fiere naturalmente, dal 6 al 9 febbraio. Giornate dedicate all'agricoltura, un'agricoltura innovativa, tecnologica, ecosostenibile, ecocompatibile, che dà delle proposte estremamente interessanti, provocatorie al settore, ma soprattutto un'agricoltura internazionale, un'occasione importantissima per il nostro comparto primario, per Verona Fiere in modo particolare, ma per tutta l'economia agricola in generale del nostro paese. Significative le presenze che vengono un po' da tutto il mondo, ma è importante anche il fatto che c'è una convegnistica di tutto rispetto, con presenze anche istituzionali, un'occasione per dibattere della nuova PAC, di quelli che saranno i finanziamenti, di come verranno destinati, un'occasione per fare il punto della situazione per quel che riguarda l'innovazione nel settore agricolo e anche naturalmente di agroenergie, alternative per l'agricoltura tradizionale, oltre naturalmente alla nuova meccanica e a tutto quello che riguarda l'ortofrutta, l'allevamento e non soltanto. Una manifestazione strategica per l'agricoltura di livello internazionale, Verona al centro. Bah, direi di sì, insomma, noi ormai 111 anni che la facciamo, quindi credo che abbiamo avuto un processo di evoluzione straordinario in questo contesto, proprio perché insieme a questo settore siamo cresciuti e abbiamo saputo cogliere le varie opportunità e dare un contributo rilevante. Oggi banalmente questa realtà vale ormai come settore agroalimentare 250 miliardi di attività, quindi quando un settore fa il 15% del PIL credo che stiamo parlando di una cosa seria. Oggi poi purtroppo, a differenza di anni fa, che era una questione di solo paese, è molto diverso e serve veramente un contributo politico, perché anche nell'esecuzione della PAC una compattezza del paese, una continuità del ministero è importante. Certo, De Castro ha fatto molto, credo che veramente gli vada fatto un monumento, però dico, è abbastanza un uomo in solitudine. Prospettive sono molteplici, perché è un settore che, come dicevo, a differenza dell'Europa, qui sta crescendo, quindi anche dal punto di vista dell'occupazione, della produzione del PIL sta dando, dico, degli importanti segnali. Credo che strumenti come la fiera, che è uno strumento di promozione molto importante, debba essere considerato a tutti gli effetti uno strumento di politica industriale, quindi forse anche un po' di attenzione in questo senso potrebbe far sì che manifestazioni come queste, se già oggi fanno molto, domani possano essere un boost straordinario a un settore assolutamente positivo. In un contesto in cui le fiere vanno in crisi, queste di Verona invece al settore agricolo tengono. Beh, noi sul settore agroalimentare rappresentiamo, credo, una buona solidità. Certo, su altri settori qualche difficoltà c'è, il settore industriale è un po' più affaticato, in particolare la filiera edilcantieristica, ovviamente, però su quello che è l'asse portante della Fiera di Verona e anche su un settore come quello del marmo, la Fiera di Verona, devo dire, ha creato delle solidità a livello sia veronese che di sistema internazionale che sono davvero un plus. Per me Verona sarà centrale nella rappresentazione del paese nell'esposizione universale. Penso ad esempio che Vinitaly sarà protagonista del nostro racconto italiano in quell'esposizione. Abbiamo qui il meglio, diciamo, di alcuni settori, vedrete che sarete appunto protagonisti di una bella esperienza che l'Italia potrà offrire a se stessa e al mondo. È una manifestazione internazionale nel settore agricolo. Ma diciamo che la manifestazione è la vetrina dell'agroalimentare italiano, la Fiera Agricola di Verona è un appuntamento per l'agricoltura importantissimo, anche per l'altro in particolare quest'anno, perché siamo alla vigilia della grande Expo Universale e quindi mi auguro e spero che dalle novità europee unite alle opportunità, che è un settore che cresce, che dà sviluppo, che crea occupazione, unico settore con qualche numero positivo in una situazione di difficoltà economica che ha il nostro paese, credo sia un momento molto importante. In un momento come questo la PAC deve essere attuata, che valenza strategica viene ad avere per la nostra regione ma anche per il nostro paese? Beh, per la regione è importantissimo, perché stiamo ridisegnando tutta la strategia, ovviamente si esce da una programmazione che aveva affrontato un periodo particolare, oggi il mondo è cambiato, c'è una crisi forte, ci sono delle risorse che mette a disposizione la Comunità Europea, lo Stato italiano e la Regione Veneto, saranno risorse strategiche, significa che le misure non saranno più 110 ma saranno molto molto meno, molto più strategiche, molto più indirizzate al mondo agricolo, all'imprenditore.